234 km abbiamo fatto. Sì. Bene, me l'ha riempita veramente fino all'orlo. Due pieni, 36,50 euro. Ho già speso un centello di benzina oggi. Wow. Come minimo la cena l'offri tu. Io? Scusa, io ho pagato la benzina. Vabbè. Provincia di Modena, qua si mangiano i tortellini in brodo, Wow! Beh, sono buoni i tortellini in brodo. Ah, sono buoni sì, cioè dipende dal ripieno, però se il ripieno è buono. Benzinai, neanche per sbaglio! Speriamo di trovarlo. Di qua la situazione è critica. Abbastanza. Mancano 15 km alla cima del passo. Madonna. E le case, attenzione. Niente, erano solo delle case. Dai che qua si può un attimo divertirsi, anche se con la poca benzina che c'è. Sì, infatti. Si può divertirsi ma senza spingere. Che curve? Finalmente c'è. C'ho un insetto dentro il casco. Anche tu? Sì, un moscerino tipo. Ah vabbè, un moscerino. Apro subito, se esce. Vuoi andare un po' davanti tu? Tanto allora, mi sembra abbastanza safe la situazione adesso. No. Pronto? Ehi, c'è un insetto dentro! Ma non puoi parlare, spiegare in maniera normale. Cioè, questi silenzi, che cazzo mi rappresentano? Lasciamo andare avanti, va bene. Ah, almeno c'è anche un po' di video tuo, sennò io filmo il nulla. Oh, ho fatto passare. Adesso vediamo la tecnica di guida. Ci ha fatto i fari. Salve. Ma come arrotondeggio bene le curve? Madonna. Ah, san... culo. Ecco. Volevo farti andare davanti per vederti guidare, è già finito. Vabbè, sempre meglio che il camper. Beh, sempre meglio che il camper. Isola Lunga. Qua delle buone vibrazioni per un benzinaio. Sì, perché ci sono dei pullman. Sta aumentando la temperatura. Meno male. 26. C'avevo quasi freddo. Pieve Pelago. A Betone c'è un bivio qua, bisogna andare a sinistra, a destra. Sì, quella è la destra comunque. Destra, sì, destra. Qua.
Aspetta, rallenta, guardiamo su Maps se qua magari dall'altra parte, poco avanti, poco indietro, c'è un benzinaio. Che magari è indietro di un chilometro. A few minutes later. Non fare il clacson adesso, che sono la gente. Aspetta che non mi si accende più la GoPro. Ci siamo? Non mi si accende la GoPro. Boh, dal benzinaio ci guardo. Ok. Prima del camper, possibilmente. Vai. Ah, è qua. Andiamo qua? Metto qua? Sì, sì, vai qua. Vado al primo, qua? E beh, il primo che... No, aspetta che qui è la verde. Lì c'è? Dove? È qua, sì. Anche qua c'è, la 1. E mettiti tu davanti, facciamo prima la tua. Ciao, buonasera. Ciao. Come funziona? Sono io. Fai tu? Ok. Allora mi fai il pieno, per favore. Quanto te ne metto? Il pieno. Ok, grazie. Sì, sì. Mi sposto in avanti. One minute 37 seconds later. Luna, ti fai un sacco di problemi per un cazzo. Se qualcuno deve entrare, mette la freccia e ti spostiamo. Ci metto un secondo. Ascolta, ci metto un secondo a guardare. L'è accesa? Non vedo. Boh, non vedo. Ma me l'hai accesa, no? Sì. La Sony, sì. Vai. Aspetta che poi suona il clacson, eh. Bene, abbiamo fatto benzina prima di fare il passo perché la situazione qua era abbastanza critica. È azzerato il conto chilometri? No, azzero adesso. km abbiamo fatto. Sì. Bene, me l'ha riempita veramente fino all'orlo. Due pieni, 36,50 €. Ho già speso un centello di benzina oggi. Wow. Come minimo la cena la offri tu. Io? Scusa, io ho pagato la benzina. Vabbè. Salve. Ma com'è anche a casa, ti fai troppi problemi. Ci ho acceso la macchina a qualcuno, ho aperto la clare. Usciamo, vediamo, gli ho chiesto, devi uscire subito? No. Basta, cioè, non è che c'è bisogno di agitarsi, non è che ti sparano nelle rotule se lasci lì la macchina due minuti in mezzo al corsello box. Stai facendo le manovre. Vabbè, io... Ti fai troppi problemi, vivi più serena. Cioè, uno deve aspettare due minuti e sti cazzi li aspetterà. Non è che sta correndo in ospedale perché ha un arresto cardiaco. Guarda le mucche, famose mucche di questo paese che non mi ricordo il nome. Oh, quanto manca al Grand Hotel? Non lo so, manca 9,2 km alla cima del passo. È che ho vagamente fame. E comunque, nonostante tu avessi la barretta, per solidarietà non ho mangiato. No, seriamente, l'avrei mangiata, con tutte le volte che ci siamo fermati. Ma scusa, mangiala.
Ma figurati. Ma no, ma io non sto morendo, cioè non ho fame. Mi se vuoi mangiala. Cioè, oddio, senso, se avessi da mangiare lo mangerei, però non è che sono qua a avere i crampi. No, non mi sono venuti neanche a me crampi, a dire la verità. È solo in una situazione di stallo. Non ho capito assolutamente niente. Sono in una situazione di stallo corporeo, vegetativo. Pensavo perché non riesci a superare. No, non ci sto neanche provando. Attenzione, Luna Colombo mangia una barretta completamente squagliata. Guarda qua, che roba. Mamma, quanto caldo abbiamo preso oggi? Troppo.